Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Talkwith Spiga 98. No, ma che cazzo. Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Talkwith Spiga. Prima di tutto vi chiedo scusa per ieri. Il video giornaliero non è uscito perché i tecnici dell'azienda che fornisce l'energia elettrica si sono messi a giocare coi contatori, lasciando al buio per 7 ore tutta la via in cui abito senza neanche un preavviso. Perciò non ho potuto fare niente. Comunque, veniamo a noi. Oggi parliamo di un argomento molto interessante, un argomento che sta facendo ragionare migliaia di YouTubers. Il numero degli iscritti. Ci sono diverse domande da porsi. È giusto nascondere il numero degli iscritti? Per rispondere a questa domanda bisogna porsene un'altra. Qual è lo scopo di nascondere il numero degli iscritti alla fine? Il ragionamento da fare è molto molto semplice. Quando un utente di YouTube visita un canale, guarda diverse cose, tra cui il numero degli iscritti. È provato quasi scientificamente che se l'utente vede che il numero di iscritti è basso, automaticamente penserà che la qualità dei video sia penosa, magari neanche prendendosi la briga di guardare un video per vedere se effettivamente vale la pena o meno di iscriversi. Quindi la visualizzazione del numero degli iscritti si comporta come un generatore infinito di pregiudizi, bloccando nella maggior parte delle volte la crescita del canale e della community di YouTube. Molti YouTubers hanno deciso di provare questa teoria. Loro hanno deciso di nascondere al pubblico il numero degli iscritti e hanno ottenuto risultati eccellenti. Le visualizzazioni sono aumentate di botto e più in generale la fidelizzazione del pubblico è riuscita alla perfezione. Insomma, si sono fatti conoscere per quello che sono, per la loro qualità, non per un numero che di fatto sale solo se non viene visto. Ora che vi ho spiegato cosa ne penso, vi propongo quello che voglio fare io. Ho deciso che parteciperò anch'io a questa specie di test. Da oggi il numero degli iscritti rimarrà privato, da questo momento in poi. Nessuno da questo momento in poi quindi saprà quante persone sono iscritte al mio canale, sino che non avrò raggiunto la fase finale del test, che consiste essenzialmente nell'avere dei buoni risultati, si spera. Sino a che non raggiungerò questi risultati, il numero degli iscritti lo saprò solo io. Naturalmente ogni tanto vi farò sapere se il test sta andando bene oppure no. Ah, una cosa prima di finire il video, ve la devo dire. Allora, in tantissimi mi avete chiesto a cosa serve quel monitor, quello lì che in realtà adesso non che si vede praticamente. Praticamente questo monitor lo utilizzo per visualizzare in tempo reale i numeri del canale. In che senso? Tramite l'API che YouTube fornisce, praticamente visualizzo nello schermo le statistiche del mio canale, le iscrizioni nuove, le visualizzazioni, i commenti, in modo tale da tenere sempre sotto controllo il canale in tutti i modi possibili, diciamo. Oh cazzo, ma che cazzo è? L'elicottero è stato debellato. Cioè, praticamente c'era questa specie di vespone che mi stava investendo. Cioè, vabbè. Comunque, il video finisce qui. Come al solito, vi invito a farmi sapere cosa ne pensate. Perché, come sapete, apprezzo moltissimo i vostri feedback. Ah, vorrei anche un feedback sulla nuova outro che mi è uscito abbastanza bene, devo dire. Sì, ok, non sono proprio l'umiltà in persona dicendo queste cose, ma credo che sia uscito abbastanza bene. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Un big like per questo video. Io sono Spiga98. Ci vediamo nel prossimo video di Talk with Spiga. Io sono Spiga98. Ciao.